vedere alcuni aspetti tecnici dell'evento. Innanzitutto, prima Piero ha citato i cavalli marini, che ringraziamo poi in modo particolare per la collaborazione che danno per la riuscita di questo evento. E l'evento, come tutte le ferie, inizierà alle ore 10, sarà la partenza alle ore 10, concentramento delle scuole alle ore 9 presso l'isola dell'Unione. L'isola dell'Unione, da dove avverrà sia la partenza che l'arrivo del meraviglioso giro che si farà nella città di Pioggia, attraversando proprio la parte lagunare che è fra Sottomarina e il centro storico di Pioggia. Quindi è uno spettacolo non solo per gli studenti che la locale che mai lo conoscono, ma poi proseguo l'evento, se ci sarà nei prossimi anni come auspica anche il sindaco, sicuramente sarà di interesse anche per chi volesse venire a fare una corsa, sebbene piccola, però di interesse turistico sicuramente importante. Il costo dell'iscrizione all'evento è di 5 euro. In questi 5 euro noi ne lasciamo 2 alle scuole per acquisti per l'attività didattica e uno destinato a un progetto di Alex Zanardi che si chiama Obiettivo 3, che è destinato agli atleti disabili per portarli a coronare il sogno olimpico. Lui sta aiutando diversi atleti disabili, li sta selezionando e portandoli avanti per portarli alle prossime Olimpiadi, appunto nel campo delle Paralimpiadi, scusate, e coronare il loro sogno. Quindi è una cosa molto importante perché è molto costoso attrezzare questi atleti qua, perché le carrozzine olimpiche costano un sacco di soldi, e noi, che come abbiamo fatto ormai da molti anni, aiutiamo Alex a portare avanti i suoi progetti. E la Linfa Milan ormai ha assunto dimensioni importanti in tutte le città e in Chioggia particolarmente, essendo la prima edizione, ha già superato abbondantemente le 2000 iscritti, ci siamo già vaccinati nel 2500, che è un numero come prima edizione di assoluto valore. Assoluto valore che fa ben pensare per il futuro, perché abbiamo avuto esempi anche su altre città che hanno numeri importanti oggi, con partenze molto più basse. Voglio ricordare qual è il percorso delle Family Run, perché oggi inauguriamo tutta la serie del Family è praticamente la conferenza stampa di apertura. Diciamo, le altre femminilità si svolgeranno tutti i sabati fino al sabato precedente la maratona. Dopo Chioggia ci sarà San Donato Piave e quindi si passerà a Roma e quindi alla Mestre come ultima tappa proprio alla vigilia della Venice Marathon. In tutto questo movimento i ragazzi delle scuole sono circa 20.000 che parteciperanno, quindi un numero di assoluto valore, e le femminili stanno assumendo un ruolo e una valenza quasi a sé stante al di là del valore della Venice Marathon, che è pure l'evento principale e questi sono eventi di corollario, però assume un valore già di per sé autonomo rispetto a quello della Venice Marathon. Le iscrizioni potranno essere fatte anche il sabato mattina, costeranno solo 3 euro perché ovviamente non ci saranno 2 euro per le scuole perché saranno iscrizioni individuali e ci si potrà iscrivere fino all'ultimo momento, non essendo una corsa competitiva. Si ringrazia in modo particolare poi gli sponsor che permettono questo evento qua, che sono i supermercati lì, che pur non essendo presenti in Chioggia, però hanno voluto comunque sostenere l'iniziativa. Naturalmente Huawei, che il pettorale sarà destinato a Huawei, oltre agli altri sponsor che li sostengono con integratori, acqua, eccetera, come la San Benedetto con i suoi prodotti di acqua vitamin e altri sponsor che ci sostengono, sono presenti. Grazie Vicepresidente.